migrante, un possibile destinatario di questo lavoro, ecco, di questa disponibilità. Ovviamente si sono mangiati due dei tuoi 5 minuti, ma erano due. 3 minuti, il mio intervento sarà su due aspetti, uno sulla mostra di stasera e uno sulla proposta. Sulla mostra non posso non essere grato a Gianfranco per il fatto che cominciate, uno come me che lavora su questi argomenti, e cioè sull'argomento dell'accoglienza, l'idea di poter vedere l'accoglienza declinata con un'accezione diversa da comitato di affari intento a fare business sulla pelle degli altri mentre si sfugge, è una cosa molto, come dire, molto rinfrancante, quindi è buono partire da questa cosa qui. Noi tra parentesi, come l'ES, nasciamo nel 1999 e nasciamo con ambizioni e attività che facciamo con i richiedenti asilo di allora. Abbiamo visto i palestinesi, i curdi, abbiamo visto gente cacciata dai propri paesi. Oggi gestiamo lo SPRAR di Napoli, lo SPRAR di Procida e una serie di attività che facciamo sulla cosa. Lo SPRAR di Napoli è un SPRAR grande e quindi abbiamo maturato un'esperienza che è sono più di 15 anni che noi lo gestiamo a certi livelli. Lo SPRAR di Procida è un'esperienza recente che io trovo molto bella e che è molto vicina, secondo me, utile per la proposta di progetto di banca del tempo, non banca dei servizi. Io penso che la banca del tempo sia un'importante opportunità, la banca dei servizi forse è un'evoluzione, però la banca del tempo. Noi abbiamo la fortuna di intercettare moltissimi ragazzi che vengono a fare da noi volontari, che ci chiedono di stare con noi, e abbiamo la fortuna, per certi aspetti, fortuna che si perde, e che io poi ti chiederò se questa mostra, dopo che sarà stata ospitata a San Giacomo, tu ci consentirai di portarla almeno in alcuni dei nostri centri dove noi facciamo le iniziative con le scuole. Questo perché? Perché noi facciamo ormai da 3 anni, abbiamo deciso di fare una politica di, come dire, di trasferimento di quello che facciamo direttamente con i ragazzi. Lo facciamo con le scuole, facciamo i progetti di alternanza scuola-lavoro, progetti che noi facciamo senza scopo di lucro, come quasi la maggior parte delle altre cose che facciamo. E lo facciamo perché i ragazzi si incontrano, imparano a scambiare tra di loro tutta una serie di cose che funzionano. Quindi io ritengo che sia importante in questo meccanismo di solitudini e di diritti, che sono questi due grandi temi che sono stati affrontati prima di me, che io ritengo fondamentali, in questo meccanismo riportare il punto di vista di altri. Cioè, secondo me è importante vedere persone che vengono da noi, che stiamo svendendo i gioielli di famiglia delle grandi conquiste sui diritti e sulle libertà europee, che vengono da noi da posti che noi ci spiegano che non possono scegliere chi sposarsi, non possono scegliere cosa dire, sono perseguitati se la pensano in una maniera diversa o sono nati in una famiglia che in qualche modo viene fuori da determinate cose e scappano, eccetera, eccetera. E sono tutte storie che ci dovrebbero aiutare a ricostruire la nostra posizione non soltanto sull'avanzamento dei diritti di cui si parlava prima, ma anche sul fatto che i diritti che noi abbiamo, che vengono rimessi in discussione in maniera drammatica in questi ultimi tempi, hanno una loro consistenza che probabilmente nello sguardo degli altri è possibile recuperare, non potendo più recuperarne la memoria che li hanno prodotti, la memoria che li ha prodotti. Quindi su questo io ritengo assolutamente in questo senso una grande opportunità di crescita umana poter fare questo tipo di attività. Parlo di Procida e quindi vengo al progetto. Noi riteniamo che sicuramente si possono fare delle cose, perché noi a Procida abbiamo fatto questa esperienza, abbiamo provato a introdurre su un'isola, era il primo caso, quando ancora non erano stati aboliti gli SPRAR da Salvini e si discuteva di come poter fare meglio l'accoglienza, e l'abbiamo fatto su un'isola dove la prima cosa che è successa quando c'è stata la proposta, un'isola che come sapete ha avuto anche una sua storia politica caratterizzata, ha immediatamente proposto un referendum per abolire lo SPRAR, eccetera, eccetera. Abbiamo avuto la fortuna che l'amministrazione comunale fosse un'amministrazione comunale di giovani che avevano voglia di fare una cosa, e abbiamo sfidato sostanzialmente la cosa del referendum, abbiamo portato le ragazze con i figli che sono lì a lavorare, a vivere su Procida. Al momento ci abbiamo 25 famiglie che consentono all'asilo nido di funzionare, e sono diventate, al di là di questo, sono diventate il punto di applicazione di una forza latente che c'era sull'isola, di persone che avevano voglia di fare e che però non si riuscivano mai a confrontare con determinate cose, e che oggi noi gestiamo con una serie di gruppi WhatsApp, non con chissà quali tecnologie particolari,
e che ci danno una grandissima mano nella quotidianità delle cose, che ovviamente con uno scambio, perché anche le nostre ragazze, i nostri ragazzi fanno questo tipo di cose. Quindi io ritengo che se non vogliamo discutere in astratto e se vogliamo investire su un grosso patrimonio di capitale sociale, umano e civile, costruendo anche una dorsale più ampia rispetto a questa cosa qua, investire sui saperi materiali e soprattutto su persone che vengono da un punto di vista diverso dal tuo, che hanno un bisogno immediatamente intellegibile e che però incrociandosi con te tu li accompagni ai diritti, alla lingua, a cambiare il modo di approcciarsi rispetto a questa cosa. Questa cosa, come dire, rompe questo muro di solitudine, rompe tutta una serie di stereotipi della propaganda cattivista, eccetera, eccetera, i buonisti, i cattivisti, non si capisce, e semplicemente ci avvicina all'umano. Quindi su questo io penso che noi siamo disponibili a provare a mettere in piedi programmi di questo tipo. Grazie. Grazie a te, Francesca. Grazie.